Tanto tempo fa, in una terra lontana lontana, una terra ancora inesplorata e semi sconosciuta all'uomo, fra gli altri vivevano due giovani. Uno si chiamava Pierugo e l'altro invece Adelfo Guidobaldi di Castelletto Spurghi. Questo Adelfo Guidobaldi di Castelletto Spurghi era talmente ricco che viveva in un mega castello fatto di zafferano e tartufi e aveva Mark Zuckerberg e Bill Gates come maggiordomi personali. Ehi, sei ancora la mia puttanella? Dai, non sul lavoro, Bill! Mentre invece Pierugo era così povero da non avere nemmeno un cognome. Il giorno però in cui tutto sarebbe cambiato era ormai vicino. Durante il prediciottesimo di Ginetta, una stupida mongolenne un po' troietta e due volte reginetta alla sagra della porchetta, il povero Pierugo se ne invaghì perdutamente. Ma come possiamo facilmente immaginare, lei aveva occhi solo per il ricchissimo Adelfo Guidobaldi di Castelletto Spurghi, nonostante il nome imbarazzante e quasi impronunciabile. Anche se lui avrebbe potuto possedere carnalmente qualsiasi altra ragazza nei dintorni senza sforzo alcuno, l'egoista Adelfo si lasciò persuadere dall'irrefrenabile richiamo della mortofigaggine esosa e decise comunque di affondare il biscotto in quella tazza di lardo, portandosi via la ragazza proprio mentre Pierugo stava per dichiararsi. Questi, deluso, amareggiato e anche inacidito come una fetta di gorgonzola immersa nel succo di limone, iniziò ad urlare al nobile i peggio insulti. Capra, 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 capra! E soprattutto rivelò a tutto il mondo che Adelfo aveva un pene piccolissimo. L'aveva visto perché erano in classe insieme all'asilo. Siccome effettivamente in questi anni l'attrezzo del piacere di Adelfo non era minimamente cresciuto rispetto agli anni dell'asilo, per vendicarsi dell'inaudita offesa, il perfido Adelfo Guidobaldi di Castelletto Spurghi mandò dei brutti ceffi a distruggere la casa di Pierugo e soprattutto gli fece sottrarre il suo prezioso tesoro, gli unici oggetti che possedeva e che custodiva gelosamente. Questa collezione comprendeva un rotolo di carta igienica super soffice, i pupazzetti tarocchi cinesi dell'uomo tigre e della donna tigre, boh vabbè, la foto autografata di Greta Menchi, il Mein Kampf, io e il mio allungapene a pompa svedese di Austin Power e una confezione di Kinder Bueno. Pierugo, disperato, corse nel bosco e lì si incontrò con il vecchio mago Sberlef. L'anziano gli rivelò che l'unico modo che aveva per recuperare i suoi preziosi era quello di guadagnare il possesso dell'arma potentissima. Che cos'è l'arma potentissima? Chiese Pierugo. Nessuno lo sa. Per questo si chiama arma, che è un termine più generico. Potrebbe trattarsi di una spada, una falce, un martello, la fotografia della moglie di Renzi. Nessuno l'ha mai saputo, perché nessuno finora l'ha mai conquistata. Essa fu forgiata all'inizio del tempo e da allora giace sulle cime del monte più alto del mondo, proprio là dove una volta c'era la terra conosciuta come Italia e dove oggi c'è una distesa infinita di spazzatura e rifiuti solidi. Quindi non è cambiata poi così tanto. Ora va, numerose e difficili saranno le sfide con le quali dovrai misurarti. Ma inenarrabilmente sconsiderato sarà l'onore che otterrai se riuscirai. Ebbene sì, mi dispiace darvi questa brutta notizia, ma l'epica avventura di Pierugo per ora deve fermarsi qua. Questo perché Pierugo, seppur giovane e impavido, è pur sempre un barbone nulla tenente e per farcela ha bisogno del sostegno di noi tutti. Incoraggialo con un mi piace e raggiungiamo le 20.000 visualizzazioni per vedere il prossimo episodio, dove inizierà l'allucinante viaggio che porterà Pierugo attraverso mondi fantastici e disturbanti, avventure epiche, missioni folli e dove si scontrerà con i personaggi più pazzeschi ed improbabili che la mente umana abbia mai concepito. Condividi questo video anche se non ti è piaciuto, infatti potrebbe comunque piacere ad altri. E se il video invece ti è piaciuto, perché non lo condividi? Sei stronzo?